補い助け合っていく。それがチームプレー。それこそがサッカーだろ。上手くなりたきゃ俺たちのサッカーの全てを吸収しろ。半端な攻撃じゃ俺の牙城は崩せやしない。Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato al consueto aggiornamento del venerdì di Captain Tsubasa Dream Team in questo anniversario, pre-anniversario, semi-anniversario, evento mondiale, chiamatelo un po' come volete, tanto l'importante è capirci. Aggiornamento del venerdì in realtà abbastanza scarno, come già era possibile intuire appunto dalle notifiche che sono state messe nel gioco mercoledì, anche se effettivamente non me lo aspettavo davvero così scarno. In genere qualcosina di extra ce lo buttano sempre dentro in questo genere di eventi, a sto giro no. Partiamo però con la consueta esamina delle notifiche, partendo da il banner di lunedì, che ci riguarderà in maniera abbastanza particolare. Perché lunedì arrivano il buon Gino, Gentile e Robson, freschi tutti e tre di finale degli europei dell'anno scorso. Li vediamo poi con calma settimana prossima, ragazzi, vi dico la verità. Allora, Gentile e Robson ancora se la cavano. Gentile mi ricorda molto il Casagrande che c'è in game oggi. Su Gino non illudetevi, farà schifo, non solo a livello di abilità, anche a livello di passiva, farà schifo, purtroppo è così. La club in questo gioco non riesce a regalarci un Gino Samurai che possa veramente definirsi degno di nota. Forse l'unico fu quello rosso che uscì nel Dream Pot proprio assieme a Gentile ormai 3 anni or sono, mi sembra, qualcosa del genere. Una notifica per quello che riguarda proprio la giornata di oggi, l'11 novembre, questo pacchetto del giorno dei single, pacchetto conveniente con 11 Dream Ball e un Tamotsu, naturalmente acquistabile nel negozio. La club è così, è San Valentino, siete sposati, fidanzati, felicemente o infelicemente, volete un regalo? Cavoli vostri, dovete pagare. È l'11 novembre, siete soli come la merda? Cavoli vostri, dovete pagare, è la club. Pagare moneta, vedere cammello. Poi rerun del time attack di Levid è una cosa importante, ragazzi. È vero che i time attack hanno un po' rotto i tre quarti di ciotole ed effettivamente credo che sia così più o meno tipo per tutti, però il nuovo mercato delle medaglie del time attack ci permette di comprare le monete Tamotsu, che sono quelle che servono nel mercato dei Tamotsu per poterci comprare i Tamotsu. Quindi adesso non dico di dover tryhardare a fare i peggio tempo per portare a casa tutte le medaglie possibili, però considerate anche questa cosa, considerato quanto scarseggiano i Tamotsu all'interno di questo gioco, ogni minimo evento che ci dà la possibilità di portarne a casa qualcuno è sempre ben gradito. E a proposito di eventi che dovrebbero in teoria darci la possibilità di portare a casa anche i Tamotsu, quest'oggi è iniziato il consueto scontro tra club, come sempre un in bocca al lupo a tutti i club italiani che nell'ultimo mese si sono fatti valere particolarmente tanto. Poi quello che dovrebbe essere, quella che doveva essere la notifica clou della settimana è questo bannerino con i samurai brasiliani Casagrande, Radunga e Rivalk. Adesso appunto andiamo a vedere. Poi l'estrazione salto di qualità, quello appunto con la Dream Collection, i giocatori Dream Collection, che in realtà non è la Dream Collection, quella dei gemelli Smith e di Pascal appena reworkati. E ecco, io qua oggi mi aspettavo, vabbè, rinnovato il mercato delle Dreamball, sostanzialmente hanno messo le tecniche dei brasiliani, le tecniche dei due tedeschi di Pascal e la maglietta del Brasile acquistabile con le Dreamball Pay. Dicevo, io fra queste notifiche oggi mi aspettavo anche la comunicazione della Dream Collection di settimana prossima, quella con Pierre e Napoleon. Un ragazzo sotto l'ultimo video mi ha giustamente scritto: vabbè, ma visto che dovevi
allungare il brodo per arrivare ad 8 minuti, tanto valeva che ti facevi uno screenshot del Discord della club e almeno parlavi un pochettino di Pierre e di Napoleon. Al che io gli ho risposto: guarda, tanto tra 2 giorni mi mettono dentro le icone dei giocatori direttamente nelle notifiche del gioco, quando faccio il video di venerdì parlo direttamente di quelli dal video di venerdì. E invece no, non mi hanno messo dentro assolutissimamente nulla di nulla, mi hanno spiazzato veramente male da questo punto di vista. Però vabbè, pace, nel senso, tutto materiale per la settimana prossima, meglio per me, farò meno fatica ad arrivare ai canonici 8 minuti, che una volta erano 10, sono già buona che siano diventati 8. Allora, venendo direttamente all'esame, che brutta cosa che ho detto, all'esame, descrizione, a blanda descrizione dei giocatori del banner brasiliano odierno. Partiamo da Rivaul, attaccante e centrocampista offensivo di tipo agilità, Brasile ovviamente del Rising Sun, 1294, quasi 1003 punti di stamina, 35,2 di attacco, 27,2 di difesa, 28 di forza fisica. In attacco supera gli 11.600 punti su tutto, dribbling, tiro e passaggio, è principalmente un tiratore, 11.000 e quasi 900 punti di tiro con 10.250 punti di potenza, sono ottime statistiche. In difesa rompe gli zebedei, 11.004 nel contrasto, 10.008 di intercettazione, tanta roba. Vi ricordo che se avete la fortuna di poter schierare Fonseca, a questo Rivaul darete anche un auto intercetto che con quelle statistiche non è proprio da buttare via. Abilità di squadra 25% con 5 più giocatori giapponesi, non giapponesi, 5 più giocatori non giapponesi di tipo agilità, maestro dell'area di rigore, dentro l'area di rigore parametri più 20%, è un'ottima abilità passiva per tutti quei giocatori che fanno del gioco aereo la loro caratteristica principale, e lui è fra questi perché ha il pressing di testa in volo, ovvero un colpo di testa, un tiro a palla alta da 500 punti di impeto. Gli va insegnato assolutamente anche un tiro a mezza altezza, a meno che non abbia... No, non ha richiesta palla alta, boom, perfetto, stavo dicendo, a meno che non ha richiesta palla alta, stavo per sparare l'ennesima castronata. No, non ce l'ha. Ok, ok, allora va bene insegnargli il tiro a palla bassa. Volendo anche comunque il tiro raso terra, assolutamente, perché comunque lui il bonus lo prende dentro l'area di rigore, quindi anche un tiro raso terra con quelle statistiche, quel 20% dentro l'area di rigore, non fa assolutamente male. Apro e chiudo una piccola parentesi: sebbene possa giocare anche da centrocampista offensivo, la sua abilità passiva lo colloca decisamente più in area di rigore che fuori, quindi molto più attaccante che centrocampista offensivo. Altre tecniche: NRS, che è il suo 1-2, anzi in questo caso direi 1-2-3 con Natureza e Santana, e il passaggio del Falco Dorato, passaggio di tipo S. Abilità latenti più 3-3, è un giocatore debuff vecchia scuola, molto vecchia in questo caso, vecchia tipo di 2 anni più o meno, però va bene, preferisco che li tengano così. Sigilla una tecnica di parata dell'avversario con cui avviene il contrasto, attenzione di parata, quindi non di respinta. Vero che adesso comunque portieri con l'antisigillo ce ne sono tanti, vero che ormai tutti i portieri hanno più di una parata, però ok, è un sigillo comunque abbastanza scomodo. Maestro della zona cruciale, nella tua zona cruciale, in quella nemica, parametri più 25%. La zona cruciale, vi ricordo, che è la zona del campo che sta praticamente subito al di fuori dell'area di rigore, non valgono le fasce laterali, è proprio una piccola zona del campo subito fuori dall'area di rigore. Qualcuno potrebbe dire: sì, però allora con questo 25% andrebbe bene anche come centrocampista offensivo. Ok, volendo sì, ma il fatto che abbia un tiro a palla alta, insomma, doverli fare tutti quei metri per farlo entrare in area di rigore e poi alzarsi la palla, secondo me non è una cosa comunque abbastanza conveniente. Oltretutto l'attaccante è vero che molto spesso la palla la riceve proprio fuori dall'area di rigore, quindi credo che sia comunque meglio metterlo in attacco piuttosto che a centrocampo. Per concludere, killer di stamina, consumo di stamina dell'avversario durante i contrasti più 30%, e va bene per stancare in fretta i vostri avversari. È bellino, però oggi mi hanno detto tutto che i due migliori sono i due tra virgolette difensori.
vediamo, partiamo da Radunga, centrocampista difensivo e difensore di tipo tecnico, 1303 punti di stamina, 28100 d'attacco, 35100 di difesa, 27,4 di forza fisica. È un rivaul alla rovescia, nel senso che lui in attacco comunque ha un buon dribbling e un buon passaggio, difensivamente ha un ottimo contrasto, un ottimo blocco e un'ottima intercettazione, anche se come forza fisica non supera i 10.000 punti in nessuna delle tre cose, quindi è decisissimamente un personaggio ibrido. Killer di attaccanti e trequartisti, è la passiva perfetta sia che lo vogliate mettere in difesa sia che lo vogliate mettere sulla mediana. Intercettazione, contrasto e blocco di tipo S, quindi le abilità difensive, le tecniche difensive di base ce le ha già tutte e tre, bisognerebbe segnargli quelle offensive, dribbling e passaggio. Meno 7,5 di debuff, Mitzegal e lui sono tornati i giocatori debuff, credevo che ormai si fossero estinti. Riduce il tempo di stordimento del 60%, annulla fino a 2 sigilli delle abilità speciali che ha subito, intercettazione automatica. Quando viene effettuata un'intercettazione automatica ha l'80% di probabilità di attivare una tecnica speciale che non consuma stamina. Allora, la presenza di un suo blocco lo collocherebbe più in difesa. In realtà, visto che ha l'autointercetto ma non l'autoblocco, i casi sono due. O lo si mette come esterno in difesa in un'eventuale difesa... in un'eventuale difesa a 3, tanto comunque la sua passiva si attiva sempre lo stesso, perché matcherà comunque o gli attaccanti o i centrocampisti offensivi, di lì non si scappa. Oppure lo si tiene come centrocampista difensivo, visto che comunque le statistiche anche offensive non sono male, quindi il regista è capacissimo di farlo. Dicevo, lo si tiene come centrocampista offensivo che quando l'avversario fa sul fondo e la mette in mezzo credendo di avervi fregato tutti i vostri difensori, arriva lui da dietro, che ha anche comunque un bel blocchettino, a rompere un pochettino le scatole agli attaccanti. Ha una doppia valenza questo Radunga, è perfettamente doppio ruolo e a mio modo di vedere anche perfettamente capace di fare entrambi i ruoli alla stessa maniera. Certo, dipenderà anche dalle eventuali tecniche offensive che gli si vorranno o gli si potranno o meno insegnare. Il fatto che comunque abbia il doppio antisigillo lo rende abbastanza un giocatore comodo da quel punto di vista, nel senso che non dovete insegnargli due contrasti e due intercettazioni, chi se ne frega, una tecnica per e tanti saluti a tutti. Big House Casagrande, difensore di tipo resistenza, 1262 punti di stamina, quello un po' più col fiato corto tra tutti e tre per modo di dire, 26.005 di attacco, 40.009 di difesa. Io l'ho detto nel video di venerdì, occhio a Casagrande, perché Casagrande è uno di quei giocatori che tutte le versioni samurai che gli hanno fatto sono sempre state belle buone, e nel suo caso lui ha anche dei bei valori di forza fisica, perché 11.000 punti di potenza e 10.008 di maestria, ne ha leggermente di meno sulla velocità, solo 9.000, ma compensa con 14.000 di contrasto, 14, blocco 13, intercetto 13.8. A livello statistico un drago, letteralmente killer del tiro contro tutti i tipi di tiro. Parametri più 20%, mi piace questo tutti i tipi di tiro, perché vuol dire Tachibana sono qua che vi aspetto, quello vuol dire quel tutti i tipi di tiro. Contrasto, blocco e intercettazione, giusto, sì, l'avevo scambiato per un passaggio, e intercettazioni di tipo S ce li ha già di default, anche lui un 7,5 di debuff, potenziamento, blocco e intercettazione automatico, quindi lui è decisamente un difensore centrale. Killer di stamina, consumo di stamina dell'avversario durante i contrasti più 20%, consumo di stamina ridotto per le sue tecniche speciali meno 20%, questo compensa quello che dicevo prima, il fatto che tra tutti e tre sia quello un pochettino più col fiato corto, aumento dei parametri più 3% ai giocatori latinoamericani e nordamericani. Questa cosa mi sta abbastanza sugli zebedei, devo dire la verità, perché è bella come cosa, per carità, però... insomma, farsi una formazione mono giapponese è abbastanza facile in questo gioco, e di giocatori giapponesi che danno bonus ai giapponesi ce ne sono anche abbastanza. Farsi una formazione interamente composta da giocatori nordamericani e latinoamericani è decisamente più difficile, richiede in genere anche un certo esborso monetario non indifferente, e soprattutto parliamo di giocatori che non escono tutti proprio con la stessa cadenza. Lasciamo stare che possono essere inseriti anche i giocatori di club. I giocatori di club all'interno di questo gioco ormai sono solo i next Dream. I giapponesi invece possono essere Next Dream, Rising Sun, Golden 23,
latinoamericani Golden 23 non esistono. J-League, latinoamericani J-League ci sono Pepe e Leo, punto, fine. L'avrei evitata oggettivamente questa latenza. O metti giocatori non giapponesi e allora tratti alla pari giapponesi e non giapponesi, che sono due formazioni. Vale anche per la questione degli europei, e poi vedrete lunedì che vaccata che tireranno fuori con Gino e Gentile. Lì proprio hanno dato, daranno il massimo di sé, a parte che già lo sapete tutti il fatto che abbiano, che Gino abbia più 2% ai giocatori italiani. I giocatori italiani in questo gioco ce ne sono 5, letteralmente sono lui, Gentile, Gozza, Del Piero, Inzaghi, punto, fine. 5 ce ne sono, sì, perché Rossi e Achillos, perdonatemi se non li considero più, mi dispiace non poter considerare neanche Matteo, però effettivamente Rossi, Achillos e Matteo duole dover constatare che non esistono in sostanza in questo gioco. Idem per Chiellini, che ahimè un rework non l'ha mai ricevuto e temo purtroppo non lo riceverà mai. Ma tanto per farvi capire quanto è ridicola la passiva più 2% ai giocatori italiani. Ma a questo punto fai i giocatori europei, cacchio, non fare giocatori italiani. Posso capire i tedeschi, li posso capire, i tedeschi bene o male una formazione da 8 persone, 9, adesso non ho contato quanti sono i tedeschi, una formazione tedesca, una full Germania in questo gioco forse te la puoi anche fare con molta fatica, quello lo posso capire, ma che cavolo fai il 2% ai giocatori italiani tralasciando tutto il resto di quel Gino, che vabbè, ripeto, quello poi lunedì lo vedrete, lo vedrete tutti quanti. Discorso live e discorso pool. Questa sera purtroppo non riesco a fare le live. In realtà non è del tutto un male, perché non è che l'aggiornamento sia sto fior fior di novità da poterne parlare in live. Prometto, nel limite del possibile, di recuperare magari già lunedì con gli italiani. Poi vedremo. In teoria lunedì potrei farcela a fare una live, prendetela con le pinze, ma nel caso rimaniamo a lunedì. Discorso pool, allora, per quanto mi dispiace, perché sono 3 giocatori debuff, però io ormai il mio sogno della debuff, vi dico la verità ragazzi, l'ho messo nel cassetto, e tanti saluti, ci sono ancora le zanzare, come cavolo è possibile sta roba, siamo all'11 novembre, vabbè, dicevo, il mio sogno debuff ormai l'ho messo nel cassetto, semplicemente io tiro su la formazione migliore che posso con i giocatori che il gioco mi dà a disposizione, non me la sento di pullare su questo banner, intanto perché l'unico problema che non ho in questo momento nella mia squadra è la difesa, e qua 2 su 3 oggettivamente sono difensori che non saprei nemmeno come incastrare, cioè, ma proprio 0-0-0. Rivaul non mi fa, devo dire la verità, è bello, è buono, è carino, non mi fa fare i salti mortali sulla sedia. Sebbene io, avendo Fonseca e non avendo una versione giocabile di Rivaul per poter utilizzare quel Fonseca, ecco, non è che effettivamente mi farebbe schifo, però non, in questo momento sinceramente non mi sembra il caso di andarci ad investire 220 Dreamball su questo banner per come sto messo io, sia ben chiara questa cosa. Detto questo, quella da 30 non si leva mai a nessuno, però per oggi ho tenuto anche la gratuita dal quale ad oggi il sottoscritto finora non ha cavato fuori un SSR che sia uno. Vediamo se per registrare il video riesco a cambiare questa brutta tradizione. Direi anche no. Perfetto, benissimo, ho detto magari se lo faccio durante il video mi cambia qualcosa. No, zero. Da quando c'è che non ho cavato fuori un SSR? E andiamo con quella da 30. Come dicevo prima, quella da 30 non si leva a nessuno. In realtà sì, ci sono dei banner che fanno talmente tanto schifo che si leverebbe anche quella da 30. Perfetto, la freccia azzurra, non c'è un fuoco d'artificio che sia uno, il tabellone è spento, la gente sta già lasciando gli spalti perché si è rotta gli zebedei, non ci sono fiamme di nessun tipo, dammi fuori 2 giapponesi di numero, no, giocatori stranieri che però neanche brillano tutti, quindi possibilità di trovare l'SSR direi prossima allo zero assoluto. La faccio vedere giusto per spirito sportivo nel caso si rompa una palla dal nulla, ma direi proprio di no. Ok, non è andata né una né l'altra. Speravo, mannaggia, portasse un pelino meglio farle direttamente nel video, però niente. Allora ragazzuoli, come dicevo prima, discorso live rimandato a questo punto a lunedì. Chiudo ancora con dei ringraziamenti. Nello scorso video
mi sono state fatte delle critiche comunque costruttive. Io sapete che sono ben favorevole alle critiche quando sono costruttive, sono le critiche fatte alla cavolo di cane che non mi vanno giù, però effettivamente nell'ultimo video ho ricevuto delle critiche costruttive perché oggettivamente la qualità era un po' scemata. Più che altro ho fatto dei banalissimi errori di distrazione che, per carità, in realtà mi sono sempre capitati, però a sto giro anche evitabili. Oggettivamente, e non starò a ripetervi tutta la manfrina della mia routine quotidiana, di come io comunque arrivo a una certa ora di sera che sono veramente cotto come un prosciutto e tutto quanto. Effettivamente però mi sono reso conto che la combinazione registra il video e poi vai direttamente in live va fatta solo quando ho la mente libera e soprattutto sono un pochettino più riposato e ho tempo per fare le due cose. Mercoledì, in teoria, dopo il video io avrei dovuto fare la live, poi non sono riuscito a farlo perché il mio computer quella sera lì ha deciso che no. Fortunatamente sono riuscito a sistemare il tutto nell'arco di un giorno. Quest'oggi non riesco a farla per altri motivi, ma ripeto, oggi non è che ci sarebbe stato da fare chissà quale live. Però per i prossimi contenuti, visto che comunque i video li registro e li porto solo durante i mesi dell'anniversario, quindi quei 2/3 mesi all'anno, giustamente devo anche riprenderci un pochettino la mano, ma è giusto che almeno a livello qualitativo da parte mia, da parte della mia attenzione, della mia precisione, sia, non dico eccelso perché non sono mai arrivato a quote eccesse in vita mia, ma quanto più dignitoso possibile. Quindi sarebbe meglio per il sottoscritto alternare i giorni delle live con i giorni dei video. Non sempre questo naturalmente sarà possibile, il venerdì con gli aggiornamenti sarà già una cosa un pochettino più difficile, però comunque il messaggio è stato ricevuto, è stato tutto annotato e avete ragione voi, non posso dire né A né B in questo caso, quindi chiedo venia, ma ringrazio tutti quanti comunque ancora per il supporto e prometto che per il prossimo mese e mezzo che manca al termine di questo anniversario mi impegnerò al meglio che posso. Ok, grazie mille ragazzuoli, per oggi era tutto, speriamo a questo punto di vederci lunedì con la live. Pace belli, alla prossima.